E insomma, bimbi, ora era un po' che si faceva un film. Quanto sarà, l'ultima volta se neviava, ora le fa caldissimo. Quindi, quando sarà passato un paio di mesi, insomma, bimbi, la ragione che della nostra assenza, così, dei nostri video è perché appunto stiamo preparando il matrimonio. Non è vero, però, insomma, è bello a dirsi. No, a parte tutto, abbiamo, perché io poi non ho fatto. Bellina, ha fatto tutto Paola, che ringraziamo e salutiamo, perché ha pensato veramente a tutti. Ve le vorrei far vedere, però non si può, perché fino al giorno, la data prestabilita, non si può far vedere un cazzo. Però Paola ha fatto, come si chiamano le asine, quelle osine lì? Bomboniere? Le bomboniere, non mi veniva il termine, ha creato proprio le bomboniere, l'ha costruite proprio lei con le sue mana. E in più abbiamo fatto anche le partecipazioni che abbiamo già cominciato a portare ai diretti interessati. Insomma, io vi vorrei far vedere questa. Ce n'è una aperta che è qui. Questa partecipazione qui, appena si apre, in tanti si sono stupiti del fatto che le nostre partecipazioni sono semplici, classiche, no? Come vedete, appunto, sono proprio, cioè, la classica partecipazione scritta in corsivo, capito? Un po' quello stile un po' british, capito? Molto sobria, molto. Che cazzo c'è scritto? Ah, confermare presenza, bello, è tagliata storta. Vabbè, confermare presenza entro il 31 maggio, quindi mi raccomando, ricordatevelo. La bellina ci ha messo tanto amore, ha sudato tanto, ha fatto tantissime cose Paola, e appunto, per ripetersi, noi la ringraziamo e la salutiamo. E nel frattempo è qui che sto, vai, buttaci un po' di latte nel pollo. Uno dice, ma voi mangiate sempre pollo? No, ci si fa cazzi nostri. No, vedi, diciamo che Paola ha comprato il vestito, il suo vestito che indosserà il giorno del vestito, la sposa, indosserà il giorno del matrimonio, lo tiene ovviamente nascosto ai miei occhi. No, nascosto, è da mamma. È da, a casa della sua mamma. Io ancora non ho preso il mio, ho già visto qualche modello, sai, un po' così. A parte gli scherzi, parliamo seri, del tipo, io ho visto, no, ho visto un paio di vestiti a giro che quindi dicevo, il vestito, io ne ho visti vari modelli e ce n'è uno in particolare che mi piace veramente tanto, che è quello che appare in sovrimpressione. Io poi mi presenterò alla cerimonia. Ehi, è qui il raduno degli ex Elvis. È una cosa che ho sempre sognato di fare e la farò. Siamo veramente contenti, siamo veramente euforici, come si diceva, no? All'epoca, come diceva quel tale che ogni tanto appariva quando scaricavi i film e boom, appariva lui. Ragazzi, sono veramente euforico. Oh, sì, che ha fatto vestoso. A posto? Con la delicatezza che la contraddistingue. Comunque, bimbi, siamo sfatti, ci si fa più. E uno dice, perché? Per niente. Cioè, è la vita che ti sfa, capito? La vita ti fa e la vita ti sfa. È come la toppa. Ora, per il primo maggio, la faremo domani, abbiamo in procinto un'altra brace. Quindi forse faremo un filmino già, ma avevamo fatto anche un filmino per Pasquetta. Però poi, visti i nostri numerosi impegni, non abbiamo montato e non abbiamo messo online. Ma ora ve lo propiniamo con questo episodio di Paolo e Paola Home Edition. E quindi, eccolo lì, questo è il filmato di Pasquetta. Via, dai, facciamo un brindisi. Io poco perché sono a stemma. Vero? No, no, oggi. Sì. Infatti mi fa due caraffe di spritz e ho detto al limite si butterà maiala. Che devo dire? Oh. Maiala. No, nel senso a Bria. Agli sposi. Rumba. Film e poi metto su rotto come scoppio il cagnolino. I fratelli, guarda.
Qual è la coreografia dopo il matrimonio? Ah, boh, sono armata, se vuoi. L'ultimo giorno di tre, ho detto mangio tutto quello che c'è a morire. A morire. E poi mi metto a dieta, quindi da domani sono un'altra volta in dieta Dukan. Sì, che de. Sul Rai va, cos'è questo? Rai 4. No, Dio, la senza serie. Traccia. Senza traccia. Bellina, c'è Paola scoppia tutte queste serie di senza traccia. Cosa c'è? Boh, c'è 2000 anali, cioè qui va solo Rai 4 e quell'altro dove c'è Leonardo. Se non vedo Tom da qualche giorno. Non credo, non ho precedenti, ma c'erano solo guardi. A quanto pare il visto in internet il video, però secondo quanto il video della botte sulla testa, deve amore, devi morderla, ma devi avere in bocca così. Ma cane, mettiti in cima. No, ma è in cima. No, è poi rifatte sulla testa, ma rientronato, ci vedo dopo. Ti schiacciamo la testa per morte.